Ciao a tutti, benvenuti nel mio canale, io sono Paola e come avete letto dal titolo, oggi ho fatto una spesa quasi totalmente ecologica e con poca plastica. Allora, voglio farvi vedere delle cose che ho trovato carine da lì per la grande I, ma innanzitutto vi invito ad iscrivervi se non siete iscritti, tanto è gratuito e a me fa crescere il canale, così rimanete sempre informati sulle mie esperienze, sulle mie recensioni. Per spendere poco, risparmiare e comunque esperienze di vita e a me fate crescere come vi ho detto il canale e mi fa molto piacere. Ringrazio tutti gli iscritti nuovi e vecchi e attualmente siamo arrivati a 614. Grazie mille a tutti. Allora, con la spesa che vedete io l'ho fatta con lì per la grande I e ho cercato di prendere tutto quello che poteva essere o quasi tutto a marchio biologico senza plastica o con poca plastica, tranne qualcosina perché non ho trovato quello che volevo. Allora, partiamo innanzitutto dalle cose da frigo così le vado a mettere via. Ho preso della Viaggiator Goloso, il Viaggiator Goloso, che chi non lo sa è una marca di I per la grande I e U2, che è una marca attenta al biologico e all'ecologico. E cerca di comunque avere sempre l'italianità, quello che ho capito è sempre a marchio italiano e non ha un costo così eccessivo. Infatti, quello che vi faccio vedere è sì ecologico con poca plastica, ma anche alla portata di tutti. Perché, come ho detto in un altro video, va bene l'ecologico, va bene senza plastica, ma se poi sparano i prezzi improponibili, non si può fare. Visto che sto cercando di virare, di cambiare più su questo tema, ho trovato delle cose carine. Queste qua costano 2,69 euro. Sono, come vedete, della linea Il Viaggiator Goloso. Sono un tris di mozzarelle con la centrale del latte del Molise. Scadono il 6 febbraio 2021, quindi a breve, ma va bene lo stesso, tanto noi le mangiamo. Quindi origine del latte Italia, che trovo una cosa ottima, infatti chi mi conosce sa. Aspettate un attimo. Eccomi tornata, quindi vi dicevo che il Viaggiator Goloso prende tutte le regionalità migliori che trova e ne fa dei prodotti. Quindi questo col latte del Molise, latte del centrale del latte del Molise, 2,69 euro. Poi ho preso questo, sempre del Viaggiator Goloso, 1,99 euro se non ricordo male. Questo qua, no, 1,69 euro, questo qua sono 80 grammi ed è il grana padano DOP riserva. Viene da oltre 20 mesi, c'era anche quello 100 grammi, il grana padano normale, e ha la certificazione dell'organismo di controllo autorizzato dal MIPAAFT, questo qua. Questo qua rosso arancione che non si vedrà mai perché sapete che il mio telefono non va benissimo. Devo trovarne un altro. Ne ho presi due di questi invece. Poi la robiola fresca 1,59 euro, 2, solo latte italiano e anche questo vale latte, un'altra marca che rispetta l'italianità e rispetta comunque il benessere animale, tutta la filiera senza conservanti. Solo latte 100% italiano, sono 80, 180 grammi, 90 grammi per pezzo la robiolina. Io adoro la robiola. Poi, Pechina, però li prendo non tantissimo spesso, il mio gatto. 47 centesimi in offerta, tra di questi pollo e tacchino i wurstel. Poi, di frigo ho preso nient'altro, strano, pensavo di aver preso più cose. Ma a quanto vedo niente, non ho preso nient'altro. Ok, poi ho preso le fragole, sono origine Spagna, della Spagna, però Mario li voleva e le ho prese lo stesso, 2,99 euro, sono 500 grammi dovrebbero essere, 2,59 euro. Qua sì, c'è tantissima plastica, non è plastica riciclata, ma il mio bambino li voleva e l'ho accontentato. Poi 8 milioni di chili di banane, che qua le banane si consumano, e sono circa 4 kg, erano 89 centesimi al chilo, vi faccio vedere le banane, non sono quelle che volevo io, ecco qua, 4 kg 655 grammi,
89 centesimi al chilo, si vede. Tra l'altro l'ho fatto vedere anche al contrario, e sono del Sud America. Sinceramente, io volevo prendere quella dell'almo verde, giusto? Almo verde bio, che c'era scritto che erano in offerta 1,99 euro, ma non le ho trovate. E abbiamo ripiegato per stavolta per queste. Poi il bananito, che dovrebbe essere, se non ho letto male, una origine Colombia. Qua biologiche, queste qua, 2,99 euro. Anche queste le ha volute Mario. Poi le arance, 1 euro al chilo, sono 3 kg, quindi 2,99 euro. In questo periodo noi ne consumeremo parecchie. Queste qua sono italiane, e anche questo è un punto a loro favore. Sono la Normanna arancia moro, arancia rossa. Ottime, avevo letto da fare spremute, qualsiasi cosa voi vogliate. Nel frattempo mi si è spostata la telecamera. Va bene lo stesso, non importa. Lasciamola così, tanto il solito casino che c'è in fondo, voi già, chi mi segue già lo conosce. Giuro che prima o poi lo metterò a posto, ma non ho mai tempo. Poi non vi faccio vedere l'aceto perché dovrei smontarlo e pesa un botto. Ne ho presi 12 a 65 centesimi l'uno, 69 centesimi l'uno. Adesso vediamo se riesco a prenderne uno. Se magari mi alzo anche, aspettate. Eccomi, questo qua marchiato Iper. Ne ho presi 12 perché è ottimo come anticalcare e se volete dentro la lavatrice, quando lo usate come anticalcare, io uso una bottiglia intera una volta a settimana. Soprattutto adesso che ho la lavatrice asciugatrice nuova, se per caso vedete che non vi piace l'odore, dopo fate fare un ciclo magari con un pochino di detersivo, quello che usate normalmente, o di ammorbidente. Fate fare un ciclo veloce, così magari vi toglie l'odore dell'aceto. E questi 69 centesimi un litro. In più, se trovo la ricetta, vi faccio la video ricetta di come preparare un ottimo detergente sgrassante biologico. Chilometro zero perché nel senso che nel supermercato che vi portate l'aceto a che lo producete, quindi non dovete fare nient'altro, col bicarbonato e non mi ricordo che altro, ve lo farò perché devo trovare la ricetta ed è una cosa che tra l'altro mia mamma usa e lo voglio fare anch'io ed è un ottimo prodotto. Quindi usando aceto, bicarbonato, credo un pochino di detersivo per i piatti. E basta per dare la profumazione più che altro e basta, quindi è un ottimo sgrassante. Tra l'altro, è anche molto efficace: è un ottimo sgrassante. Invece di spendere tanti soldi, ne spendete meno. E anche come anticalcare, l'aceto, vi ripeto, con anche un cucchiaio, tutta la bottiglia e un cucchiaio di bicarbonato va benissimo. O due cucchiai di bicarbonato. Io il bicarbonato non lo metto. Tra l'altro, un giorno vi parlerò anche di tutte le se volete, fatemelo sapere nei commenti. Le varie caratteristiche del bicarbonato perché ne ha un'infinità che tante persone neanche sanno. Poi i nachos che Maria mi ha guardato e mi fa: mamma, non posso resistere, non posso resistere. 1,99 euro. E il sabor, i classici, quelli che prendiamo quasi sempre. Poi 1,99 euro centesimi le piadine taglia Mario, queste qua piccole, ce ne sono dentro qua 5, sono giusto giuste per loro. Poi volevo, e anche qua volevo quelle marca Vegetto Orgoglioso, che è la marca che vi ho detto prima, ma non le ho trovate. Io ho preso queste perché non ne avevo più. Idem per questi, c'erano segnati sull'applicazione dell'Iper che io uso per farmi i conti, per vedere quanto spendo e anche per avere per avere la mia spesa. Per non dimenticarmi niente, sempre dietro invece di usare carta, preferisco usare quello, ma non li ho trovati e ho ripiegato su questi 1,29 euro. C'era il Viaggio Orgoloso che costavano uguali. Pazienza. Pane a fette, Viaggiatore Orgoloso, 95 centesimi ed è allo stesso prezzo della Barilla. Barilla, ho notato che sta iniziando ad usare grano di origine sostenibile. Questo è canola extravergine di oliva con lievito madre. Poi con lievito naturale, e fa parte sempre della filiera quella dei bio. Ok, poi vabbè ci sono altre caratteristiche che trovate scritte qua sotto.
95 centesimi. Quindi un'ottima alternativa può essere anche se effettivamente comunque mantiene la filiera del grano italiano e sostenibile, la Mulino Bianco, che è buono anche quello, a me almeno a me piace. E in più dovrebbe essere, no, forse non c'è, comunque c'è nella Mulino Bianco la possibilità, adesso era sospesa, non ho guardato ultimamente nelle ultime settimane, però prima di Natale era sospesa la produzione dei coupon e ogni tanto trovate i coupon anche per i pani. Questo vi ho fatto vedere tutto, fatemi controllare, sì, di qua ho fatto vedere tutto, questo ve l'ho fatto vedere, poi abbiamo preso quattro bottiglie di acqua che usiamo noi, soprattutto quando i bambini sono in giro, questi della San Benedetto, 40 centesimi, diciamo che è un po' misto, c'è qualcosa veramente con poca plastica e qualcosa che ho dovuto ripiegare perché quello che cercavo non l'ho trovato. Poi, comunque, come vedete, alla fine questo, che è produzione italiana con grano italiano e vi assicurano la filiera e tutto il resto, 95 centesimi è un ottimo prezzo, non ha quei prezzi stra esagerati. E anche questo, 1,69 euro, è vero che sono 80 grammi, ma c'è l'alternativa 1,59 euro del Viaggiatore Goloso, sempre con la certificazione che vi dicevo prima, a 1,59 euro. Quindi non è che alla fine, se fate attenzione, riuscite comunque a comprare dei buoni prodotti, delle ottime marche, degli ottimi prodotti all'interno della confezione, quindi che sono controllati, certificati, eccetera, senza andare a spendere un patrimonio. Natura Sì è, diciamo, uno dei migliori supermercati che mantiene il biologico con po poca plastica, certificato, eccetera. Però se date un occhio in giro, queste sono le prove che potete trovare alla portata di tutti, anche 2,69, queste qua è un ottimo prezzo, 2,69. Quindi se avete un U2 e un Iper, la grande I, e vi sono piaciuti questi prodotti, approfittate. Altro prodotto sempre del Viaggiatore Goloso sono questi ceci a 69 centesimi il pezzo, con la latta e il vetro invece dell'alluminio o del cartone alluminato. E sono ceci della provenienza ceci al naturale. Ho controllato la scadenza, scadono nel 2023, avranno sicuramente qualche conservante al loro interno. Una volta aperto, conservare in luogo in frigo ricoperto dal proprio liquido all'interno. Non mettete dentro altri tipi di liquidi. Istruzioni per l'uso, perché non ci vedo, è scritto un po' piccolo, un po' strano. Prodotto sempre pronto all'uso, sia per un consumo veloce, quasi a freddo, sia per i tempi di cottura medio o lunghi. Ideale sia come contorno che come primo piatto. Quindi un classico prodotto che trovate dentro le scatole di ceci. 69 centesimi, sono 240 grammi sgocciolato, quanto praticamente una lattina. Quindi direi che anche questo è un ottimo prodotto, qualità, prezzo, ottima. Vi farò sapere se ci sono piaciuti. Vediamo se ha qualche certificazione. Questi legumi si distinguono per la cottura con metodo tradizionale, che rendono il prodotto di qualità come fatto in casa. Proveremo. Quindi anche questo è un ottimo prodotto. Poi, sempre della Viaggiatore Goloso, 89 centesimi, ho preso questa scatola di mais. Mais cotto a vapore, mais italiano, come tutto il resto della filiera, il Viaggiatore Goloso. Da coltivazione biologica, quando è biologico comunque ve lo scrivono anche qua sotto. Il resto dovrebbe essere comunque biologico o da filiera comunque controllata. Qua c'è la sua bella certificazione che deve essere presente se dici che è biologico, se no è frode. E niente, quindi anche questo 89 centesimi, direi che anche questo è un ottimo prezzo per comunque un 285 grammi sgocciolato. Poi, come in un video che vi ho fatto, che in questo momento non mi ricordo se è uscito o vi uscirà, no, forse deve uscirvi, deve ancora uscirvi, però ho una cosa da farvi vedere prima, quindi non so bene in quale posizione uscirà questo video, che è sempre uno svuota la spesa.
Vi ho fatto vedere delle cose carine che ho trovato in materia di poca plastica e italiano in un testato. Io ho preso questi perché mi serviva il detersivo per i piatti. Ho fatto scorta, ho preso questi 10 della Chantecler con la stessa certificazione che vi ho fatto vedere nell'altro video, che questo lo vedrete dopo. Quindi andate a vedere quel video lì, perché questo esce dopo, in cui vi dico tutte le varie caratteristiche. 1,45 € ha la profumazione di pompelmo e melograno. Non c'erano altre profumazioni. Se vi interessa come prodotto, cercate la marca e spero che voi abbiate più scelta, perché io scelta non avevo. C'era o questo praticamente. Se no, c'erano quelli grossi, ma non sapevo dove metterli. Quindi, ottimo prodotto con tutte le caratteristiche. Quella che vi dico che è più importante, non è testato sugli animali, e quindi Chantecler si è diventata la mia marca di fiducia. Volevo l'ammorbidente Chantecler, che lì per la grande I non esiste, e allora ho ripiegato sulla Winnis. Conoscete, penso, un po' tutti i Winnis con le sue caratteristiche, che sono sempre nell'altro video che esce prima di questo. Se vi fa piacere, andatelo a vedere, in cui vi spiego un po' le caratteristiche, leggiamo insieme l'etichetta. Ho trovato questo ai fiori bianchi. Non mi dispiace come profumazione, ero convinta di aver letto anche alla lavanda, ma non l'ho visto. Vabbè, pazienza. Frattempo i miei capelli, non fateci caso, svolazzano in giro ovunque, anche di qua. Però vabbè, questi ho. No, ho sbagliato. Ne ho sbagliato uno, perché volevo prenderli tutti alla profumazione di... Eucalipto e non mi ricordo cos'altro, avevano una pessima profumazione. Questo è un musco bianco. Vabbè, non mi fa impazzire, però va bene, ormai l'ho preso e ce lo teniamo. Ah, ecco, perché io volevo tutti i fiori bianchi, però erano misti e mi sa che ho preso più alla profumazione che non sa di niente. Vabbè. Mi sa di sì, 1, 2, 3, cioè l'unico che ho preso giusto ne ha presi uno su 8. Oh, pazienza, pazienza. Perché tra l'altro già non sa di niente. Sa veramente di poco questo. Invece questo qua, i fiori bianchi, non era male. Vabbè, ci metterò dentro qualche cosa. Pazienza, ormai l'ho preso. Potrei cambiarlo, ma non ci voglio, non ci voglio. E avevo letto anche la Winnis alla lavanda, ma non l'ho più visto. Cioè, nel tempo che ho detto, vai Mario, l'ho trovata la lavanda, prendiamo, facciamo, dispacciamo. Non l'ho più trovata, non so cosa ho letto, non so cosa ho visto, vabbè. Vabbè. Poi l'ultima cosa che vi voglio far vedere è per i miei animali. Ve ne faccio vedere uno solo, tra l'altro, lì per la grande I, adesso è uscito da ieri, che era il 25. Non so questo quando lo vedrete, comunque dal 25 al 2 c'è la possibilità di avere l'1 più 1 su tantissimi prodotti. Uno di questi è questo della Purina One. Ne ho presi due tipi, uno col pollo e tacchino e uno con manzo e riso, no, uno col pollo e riso, uno con manzo e riso, a 5,69 € 2, quindi 3 kg, 5,69 € veniva 1 € e rotti al chilo. Ma la cosa bella è questa, che ho notato anche l'altra volta quando li ho presi, non mi ricordo dove, che hanno il progettato per essere riciclabile. Quindi tutta questa plastica è riciclabile, è un'ottima cosa, mi fa veramente molto piacere, perché ho notato che tantissime marche stanno scegliendo 70% di proteine animali. Ma non è questo che ci interessava, ci interessava, sì, ci interessa anche questo, perché comunque che il mio cane, come sapete, ha problemi, il grande, nel mangiare le cose, mangia solo determinati tipi di alimenti, tra cui la Purina One. È progettato invece la confezione per essere riciclabile, e questo mi fa molto molto piacere, perché tante marche stanno scegliendo comunque questi tipi di incartamento, o con plastica riciclata o altamente riciclabile o comunque con plastica 100% riciclata. E sono veramente contentissima di questa cosa. 5,69 € e non impatta sul
prezzo finale del prodotto. Si cambierà forse di poco, ma non poi più di tanto. Quindi spero di avervi detto tutto, sì. Il mio video spesa finisce qui, come sempre, è lunghissimo. Spero di avervi fatto vedere come anche si può comprare senza spendere un patrimonio. Forse non vi ho detto il prezzo di questo, che veniva a 2,69 euro. Non vi ho detto il prezzo. 2,69 euro l'ammorbidente. Questo. E sono 1,5 litri quasi. Sono 1,5 litri di ammorbidente che travaserò nel contenitore di plastica che ho. O magari me lo tengo anche così, che va bene lo stesso. Quindi il video, vi dicevo, finisce qui. Spero di avervi dato tanti, tanti spunti per poter comprare con poca plastica, meno plastica o in modo sostenibile. Spero, perché questo è il nostro intento da qui alle prossime volte. Almeno ci proviamo. Ringrazio ancora tutti quanti gli iscritti. Se non siete iscritti, iscrivetevi, è gratuito e fate crescere il mio canale. Se volete lasciare un commento, anche un semplice ciao, a me fa piacere. Se vi ho aiutato a risparmiare anche un centesimo o vi ho dato delle belle idee per risparmiare, fatemi sapere, che a me fa sempre molto 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 piacere. Se non vi è piaciuto qualcosa, scrivetemelo nei commenti, perché le critiche ci stanno, anche perché no. Vi chiedo ancora scusa per i miei capelli. Devo andare dalla parrucchiera, ma non ho tempo. Vi mando un bacione grandissimo e ci vediamo al prossimo video. E adesso vi registro un video che ho trovato su una cosa bellissima, bellissima per l'Aldi, che sarà quello che uscirà domani 27. Non posso farlo uscire settimana prossima, se no avete poco tempo. Adesso mi faccio bene i calcoli e poi vediamo. Un bacione e alla prossima. Ciao!